Bentornati e siamo noi. Oggi saliremo insieme in montagna, sulle rocce, ai Rook, per dirla in dialetto bresciano, che poi è il dialetto che parlano i nostri ospiti. Ci andremo per conoscere la storia e l'esperimento di un sacerdote che davanti alle difficoltà di una comunità non si è arreso per nulla, ha scelto invece di unire le forze a chi nella vita è caduto e che invece ha voluto, vuole rialzarsi e insomma prendersi, conquistare un futuro diverso. È un futuro che oggi parte dall'agricoltura, dall'allevamento, come dimostra un po' quello che abbiamo oggi sul tavolo. Allora, per accompagnarci ai Rook in montagna, invito ad entrare Don Raffaele Ricini e Giovanni Longhi. Ben arrivati. Grazie. Ben arrivati. Salve Giovanni. Allora, Don Raffaele, prima di raccontare la sua storia personale e poi quella della cooperativa, la racconteremo, vogliamo dire che cosa ci ha portato qui? Beh, qui c'è del formaggio che viene fatto sia nel luogo della comunità ma anche durante l'estate in Malga, in Val d'Aone, Val di Fumo, in Trentino. A che altezza siamo, ci faccia capire? Adesso come comunità siamo ai 400 metri. Questi prodotti Questi invece però si sale 1.500-2.000 metri. Poi c'è il miele. Poi c'è il miele, poi c'è del salame e poi c'è dell'olio invece del Garda. Ecco, e poi c'è del latte, questo latte è un esperimento nuovo appena da poco iniziato. Si chiama Latte Solidale, progetto, e che è latte di cavalla. Latte di cavalla. Giovanni, ecco, lei e i ragazzi, no, della cooperativa, vi siete informati, avete capito che questo latte ha delle proprietà particolari, perché non è un latte molto diffuso in commercio. Sì, il progetto Latte Solidale nasce circa due anni fa, grazie alla CEI, fondo dell'8 per 1000, e grazie a Caritas Brescia, in collaborazione con una veterinaria che ci segue da 20 anni in questo allevamento di razza avellinese. Razza? Avellinese. Ecco, che è una razza particolare, perché particolare, i cavalli sono bellissimi. Docile, mansueta, sì. È un esperimento, è il primo esperimento che nasce in Italia su questo latte di cavalla. È un latte che già si usa molto nei paesi della Germania, della Francia e della Russia. Che proprietà ha questo latte? Anche allora, il viene sapore? Sapore un po' dolciastro, buono a sapore. È un latte terapeutico che si può usare in età pediatrica, soprattutto per le sue proteine, soprattutto per quei ragazzi che hanno allergia alle proteine del latte vaccino, latte ovo e caprino. Anche nelle altre età, comunque sempre, perché anche un latte che non ha caseina, quindi è molto più digeribile. Quindi molto digeribile, ci si fa anche il formaggio o no? No, formaggio no, appunto formaggio. Perché non c'è la caseina. Ah già, ecco, giustamente. Per quello. Giustamente. E viene utilizzato anche e soprattutto nelle persone molto debilitate, anche perché magari devono affrontare dei periodi di chemioterapia, quindi aiuta quindi anche... Quindi veramente dalle qualità e dalle proprietà terapeutiche. Abbiamo visto quanto sono belli i cavalli che avete, che allevate, e a prendersi cura di questi animali, insomma, a dedicarsi ai prodotti, c'è tutta una cooperativa, Don Raffaele. Allora, alcuni di questi ragazzi hanno avuto un passato difficile, ma hanno deciso, hanno voluto cambiare vita, riprendersela in mano la vita, partendo dal lavoro, dalla natura. Allora, vogliamo conoscerli e lo facciamo con il filmato della campagna Chiedilo a loro della Chiesa Cattolica. Qui ho trovato un ambiente sano, duro, perché la vita agricola è dura, ma gente che crede in quello che fa, gente che ti dà una possibilità, che ti fa credere quello che sei, e non hai bisogno di nasconderti dietro nella penombra per giudicare gli altri. Io sono quello che sono. Ciao, sono Gabriele, ho 31 anni e sono arrivato in questa comunità per un problema dovuto alla cocaina. Allora, io ho cominciato negli anni 85 e avevo già 23 anni quando ho cominciato a usare l'eroina. Mi chiamo Roberto, non è la mia prima esperienza, perché ne ho già fatta una di 3 anni, finita, e dopo ci sono ricaduto per vari motivi. Sono arrivato qui perché ho preso un po' il vizio di bere, perché mi è successo 2 o 3 cose tra la famiglia e fuori. Questa è la prima comunità che faccio, sì, spero anche l'ultima.
primi giorni sono stati duri, molto duri, perché fortunatamente avevo già un amico dentro in comunità che mi ha aiutato molto e poi gli altri compagni sono stati anche molto bravi anche loro. Qua per niente, tanto via per niente. Se stai qui, lavori, fai amicizia con gli altri, anche con le altre persone. E l'esperienza che ho fatto su in Malga, su sopra, non credevo. È una cosa faticosa ma piacevole, perché stai in contatto con la natura, a me piacciono gli animali, quindi non mi pesa neanche alzarmi la mattina presto. Niente, qua sono pochissimo che sono qua. Ho trovato una spalla come Gabriele, che è un po' che è qua, e mi ha aiutato molto sia nel periodo che volevo andare anche un po' mollare le corde, però invece me ne ha fatte tirar su. Ah, mi resterà un sacco di cose belle. Lascerò qui un pezzo del mio cuore di sicuro, soprattutto qui in Malga, perché io adoro la montagna, adoro vedere gli animali al pascolo, liberi. Sono delle sensazioni che non si possono spiegare. Spero in una futura possibilità di una vita normale. La fase più brutta sarà quella lavorativa dovuta alla crisi che c'è, ma non si sa mai nella vita. Non si sa mai. Raffaele, abbiamo sentito le storie, le testimonianze, le voci di questi ragazzi che hanno ricevuto molto nella comunità e che hanno un evidente attaccamento alla cooperativa dove lavorano, dove hanno trovato una vita diversa. Io però vorrei fare diversi passi indietro e partire prima che lei creasse questa cooperativa, quando insomma era ragazzo, perché vorrei sapere se ha sempre pensato, l'ha pensato fin dall'inizio, che voleva diventare prete. Beh, quando ero piccolo dicevo che sarei diventato papa. Ah, era l'idea, questo... proprio chiarissima. No, poi e anche degli obiettivi sì. Minimali. Poi man mano si cresce, ho trovato un po' di difficoltà, oltre ad aver frequentato un po' l'ambiente. Qui stiamo vedendo delle immagini che la vedono accanto al Papa, Papa Francesco. Gliel'ha detto che voleva prendere il suo posto? No. Che... non ha c'è usato. Non ha usato. Però ecco, sacerdote sì. È una vocazione che parte davvero da lontano, a radici sì, della famiglia. I miei genitori non volevano che io entrassi in seminario, dopo gliel'ho tirato brutta perché il primo anno di magistrale a Bergamo, un fallimento, allora hanno capito che forse questa era la strada. Quella era la sua strada. Mi ha permesso di entrare in seminario, ho fatto 10 anni di seminario a Brescia perché il mio paese è diocesi di Brescia e poi sono diventato prete. È diventato prete con anche delle esperienze importanti a fianco, perché ho letto che è stato operaio in fabbrica, che ha sempre avuto il desiderio di essere un po' come ci ricorda e ci dice Papa Francesco, quell'esortazione, pastori con l'odore delle pecore addosso. Da dove veniva quella visione, quel desiderio di esserci? È vero che quando l'è entrato erano gli anni 60, ma di stare in mezzo, insomma, senza la paura di sporcarsi? Beh. Quello che ha determinato è stato il viaggio di nozze, quando sono diventato prete, chiamiamolo viaggio di nozze. Viaggio di nozze. Sono andato in Brasile dai sacerdoti Fidei Donum della diocesi di Brescia. Quindi un'esperienza di missione. Ma poco tempo, però è stato sufficiente per determinarmi in una scelta un po' più vicina alla realtà di chi fa fatica nella vita. Anche perché sono uno che anch'io faccio fatica nella vita. In che senso? Forse per alcune esperienze del passato che mi hanno un po' segnato, capisco che cosa vuol dire quando si vive una realtà di emarginazione, perché la sento dentro di me e quindi ho come una specie di un qualcosa che mi attira, che mi trae, che mi fa sentire in comunione con chi fa fatica. E forse anche le risorse giuste per rispondere a questo bisogno. Lei è arrivato in Italia, è tornato in Italia dopo quella breve esperienza di missione alla parrocchia di Vobarno, si è trovato di fronte a una realtà nuova, piano piano si è trovato a raccogliere le confidenze dei genitori che le raccontavano di ragazzi tossicodipendenti e a un certo punto, saltando dei passaggi perché ovviamente è stato graduale, lei sceglie di aprire la sua casa, di accogliere questi ragazzi, sì. Di cambiare anche l'approccio verso di loro. Sì, ho cominciato a vivere con loro quando si chiudeva l'oratorio la sera, quindi dopo le 10 alle 11 e più tardi anche. E poi, visto che non combinavo niente, perché questi ragazzi qui, come arrivava la roba, troppo io non esistevo tempo, più. Troppo.
perché era troppo l'amore a quella realtà, li ho mandati a farsi benedire, nel senso arrangiatevi. Si è arrabbiato. Ma invece dentro di me non era proprio un andare a farsi benedire. Siccome le cose poi capitano perché qualcuno le segna, ho sentito un sacerdote a Brescia che aveva bisogno di qualcuno che accogliesse qualche ragazzo prima di entrare in comunità, perché posti non ce n'erano quel tempo. Ho dato subito l'adesione e nel giro di 2 ore avevo già un ragazzo in casa. Dopodiché sono diventati due, tre, quattro. E non si è più fermato, non Don si è più Raffaele. Fermato. La cooperativa IRUC e dintorni, che è figlia naturalmente di questa esperienza, di questa porta aperta, quando è nata, in che circostanze, come le è venuta in mente? Beh, dopo aver fatto un po' di esperienze, visto che c'era qualche animatore, gli obiettori che erano rimasti dell'oratorio, che avevano questa passione che si condivideva, abbiamo detto facciamo diventare questa esperienza di preaccoglienza in comunità come una comunità vera. Abbiamo deciso di fare questa comunità. E prima era in casa mia, cioè nell'appartamento del curato, letti a castello, perché 90 metri quadrati, vivevamo in 12, quindi a quei tempi era tutto permesso. E poi da lì abbiamo incominciato a la cooperativa avere una stalletta, poi un'altra stalletta su per i monti, lì vicino a Vobarno, fino a quando nel frattempo abbiamo iniziato a costruire la casa della comunità, ecco, che è chiamato appunto IRUC. E questa casa che il comune non ci permetteva, perché doveva nascere fuori. Invece noi abbiamo voluto che fosse lì, perché tutti quelli che la mattina le famiglie spalancavano le finestre, vedessero che c'era un problema, con quella realtà, che c'era una realtà. Perché li riguardava. Ci piace molto questo approccio. E Giovanni Longhi è stato uno dei primi volontari a raggiungervi. Lei, Don Raffaele, come l'ha conosciuto, Giovanni? Io Don Raffaele l'ho conosciuto perché al termine degli studi di agraria un professore di agronomia mi ha detto se volevo fare un'esperienza di un mese di volontariato a una comunità che stava iniziando a impostare un po' anche un'azienda agricola all'interno di Vobarno. E allora ho detto va bene, proviamoci. E allora sono stato là un mese e dopo quel mese sono stato via 2 giorni perché volevo iniziare gli studi di veterinaria. E invece mi sono guardato indietro il mese di volontariato che ho fatto e ha detto lì c'è quello lì che voglio essere, è qualcosa che mi attrae. È bello perché tutte e due avete intrapreso una strada, un mese in missione, qui un mese di volontariato, e quella strada vi ha portato dove siete oggi. Lei è stato proprio fisicamente tra quelli che hanno costruito le mura dell'azienda agricola. È stato un periodo intenso, ma anche di grande comunione, quello dei lavori. Sì, è stato veramente bello perché si è costruita la casa in circa 5 anni, dall'84 all'89, e soprattutto il sabato e la domenica, quindi con i ragazzi che erano già ospiti in comunità, ma con molti volontari del paese. Che davano una mano, quella vista idraulici. Che Don Raffaele ha voluto davanti alle finestre in qualche modo ha funzionato. Tante persone ci hanno aiutato. Don Raffaele, quante persone accogliete oggi e che percorso? Noi accogliamo al massimo 12 persone. Perché vogliamo che sia, un po' perché l'ASL ci ha bloccato questo numero, ma anche perché vogliamo che si mantenga come una realtà familiare, perché è nata dove così. C'è un rapporto quando diventa stretto. Un numero esagerato, perde un po' quel discorso il di percorso familiarità. È di 2 anni? Circa 2 anni. Tre anni. Dipende un po' dalle persone. Ecco, Giovanni annuisce, è un percorso non semplicissimo, perché prevede anche delle fatiche quotidiane, lavoro agricolo con gli animali, ma anche lo stare immersi in natura. Mi colpiva quel ragazzo che diceva io amo la montagna, lo diceva già con struggimento, con la nostalgia, no? Del dopo. Questo percorso favorisce la riabilitazione? Sicuramente, secondo noi, aiuta molto, nel senso che comunque non si è a contatto con qualcosa di morto, no? Quindi con una fabbrica che comunque in qualche maniera ha dei suoi schemi, si è a contatto comunque con la natura, con gli animali che ti danno anche l'approccio all'accoglienza del cavallo, della mucca, della capra, del nuovo nato. E poi comunque del fatto della relazione anche con gli altri, che comunque è molto, molto forte anche per questo ambiente molto piccolo, no? Tant'è vero che insomma molti di questi ragazzi poi tornano a trovarvi. Io voglio farvi la foto perché intanto dovete essere sull'albero del bene comune, perché vabbè, insomma questa esperienza lo merita. Andiamo lì, vi mettete in postazione. Eccoci. Allora, aspettiamo, venite qui, raggiungetemi qui,
mentre si sviluppa la foto, Don Raffaele, purtroppo il tempo è tiranno, però io ci sono un paio di cose che vorrei ancora sapere da lei, perché ci ha portato il Vangelo e dall'inizio non abbiamo parlato. C'è un passo che lei è di particolare aiuto, che insomma è stato il suo sostegno, il suo riferimento negli anni di cooperativa? Guarda, trovare un passo mi sembra una cosa un po' riduttiva. Mm. Io vedo il Vangelo come, certo che la buona novella, ma soprattutto la fatica di Gesù a far passare questa buona novella. La fatica di chi vuole rimanere nella fatica e non l'ascolta, e la fatica di chi invece coglie l'opportunità e si ricostruisce una vita. C'è tutto lì dentro e c'è mi tutto. Piace questo concetto della fatica, perché che nessuno pensi che non c'è fatica anche dietro il lavoro di un sacerdote che ha dalla sua la fede. E dunque vorrei chiederle se c'è un insegnamento allora del Vangelo, difficile ridurre a uno solo, che però lei cerca di mettere in pratica con la consapevolezza che è dura, che la strada è ancora tanto lunga e che insomma si è distanti da come vorremmo essere. Beh, l'esempio più immediato è quello delle beatitudini. Se scopri la tua povertà, non puoi che sentire il bisogno di Dio e il bisogno dell'altro. Non sono parole buttate lì così, sono parole vere. Questo ci fa scoprire la nostra emarginazione che abbiamo dentro, e se non ti leghi con chi nella stessa situazione sta vivendo, il Vangelo diventa vuoto, diventa lettera morta, si rimane nel niente. Io vi ringrazio e vado a prendere la foto perché deve essere sul nostro albero. Vorrei restare ancora a lungo con voi, evidentemente l'azienda dobbiamo venire a visitarla, allora io vi ringrazio, ringrazio Don Raffaele Licini e Giovanni Longhi, e con loro ringrazio tutti i volontari che hanno dato una mano a costruire l'azienda e i ragazzi che sono lì. Grazie davvero. Grazie. Eccoci Gabriella per la chiusura, perché eccoci. Per oggi finisce qui, siamo noi. Ma noi torniamo in come sempre domani alle 15:15 e parleremo fra le altre cose di nostalgia, Gabriella. Di nostalgia. Quante nostalgie che abbiamo? Tema. Di questo tema parleremo domani, come che sempre, alle 15:15, linea al diario di Papa Francesco. A domani.